Continua, ovviamente, ragazzi, abbiamo fatto una bella percentuale, bisogna continuarla. Dai Dada che oggi si arriva al 20%. Io credo in te. Ci arriviamo al 20%, Budino? Non mi sembra. Però vabbè, ci si prova. Tra l'altro ho scoperto dei trucchettini, eh. Ho scoperto dei trucchettini per tagliare la strada. Vediamo se riesco a rifarli. Vediamo, eh. No, perché? Attenzione, scorciatoia. No, ragazzi, ovviamente questi trucchetti li ho scoperti testandoli, eh. No, 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 no. Giuro, raga, testando. Eh? Sine! Devo riprendere le misure un attimo. Devo riprendere le misure, dai. Un secondo. Perché ho fatto quella cosa? Non so. Il problema è che devi continuare, non puoi staccare, perché nel momento in cui stacchi, perdi tutto, perdi tutta la memoria muscolare che avevi accumulato. Vedi, per Dio, porco tu quanto è difficile quella parte. Dada Matteo HS l'ha iniziato oggi ed è arrivato a 5 sesti piani sopra te. Che... Allora, in questi messaggi, Gerardo, questo messaggio, Gerardo, si possono evincere svariate cose. Uno. Da come lo dici, sembra come se Matteo HS non fosse in grado di fare queste cose, quindi lo stai un attimino denigrando, indirettamente. E di conseguenza stai dando a me dell'imbecille. Matteo HS è un nerd, come noi. E soprattutto Matteo HS ha finito il primo e il secondo di questo, eh. L'ha finiti tutti e due lui, eh. Ho sbagliato. Aspetta che c'è il trucchetto. Cazzo. Perché non lo fa? Perché non lo fa? Oh! No, raga. Che problema c'hiamo? Godo. Facciate un cazzo, lo facciano in diretta. Ecco il king. Questo è perché leggo la chat. Che ore so? C'è tempo, raga, c'è tanto tempo. Sono le 5 e un quarto. Oia te ancora. Ah, voglia. Tanto dopo vi faccio vedere quel video. Così vi rendete conto di alcune cose. Quando vi renderete conto di alcune cose, capirete del perché questo gioco sia malato. E del perché, no, del perché io lo stia facendo non si può capire. Boh.
Oh! Dai, raga! Il trucchetto più inutile della storia. Dai! Diego, porco Dio, stavolta ho votato per il tuo raggiungimento del 20%. Dai e che ce la fai, stronzo Paruao. Magari se non mi insulti potrei riuscirci. Che ne pensi? Se non mi insultassi potrei riuscirci. Guarda, te l'ho detto pure con i congiuntivi giusti, stronzo. Hai provato a non insultarmi? A non insultare lo streamer? Dio madonna di Dio, hai provato o no? Dio Cristo, porco. Fatemi concentrare un attimo. No, non li leggo i messaggi da 100, mi dispiace, raga. Anche io ho puntato su di te, quindi Dio Madonna. Non li leggo, Mercas, non lo leggo. Grazie, Budino. Come hai puntato su di me? Porco... Oh, c'ho troppa responsabilità! Dio Cristo, ma attacco Minecraft? Che cazzo devo fare su Minecraft da solo? Ditemi, che cosa Cristo Dio devo fare in vanilla? Devo moltiplicare i peguri, i mucchi, che devo fare? Il recintino, la casettina. Vai sul tuo server. Ma non lo voglio fare Minecraft. Non mi va. Non mi va. Aspetta, di qua. Imbrigliato, imbrigliato tutto. Imbrigliato. Imbrigliato. Oh. Diego, quanti bit ti dobbiamo donare e quante volte dobbiamo spaccarti il culo nei giochi io e Budino laggante per il VIP? No, ma ovviamente si fa per ridere 2,38. Tomtap, ma che cazzo stai a di? Zitti. Per favore, fatemi arrivare al 20%. Dio Cristo. Che cazzo faccio? Ma sono scemo. È inutile incazzarsi, ragazzi. Dopo diventa troppo mainstream. Lo sapete, non mi incazzo oggi. Oggi non mi incazzo. A meno che non arrivo quasi a ridosso del 20%. Allora lì mi potrei un po' incazzare un pochettino. Un minimo, Pogu pogu. Qua mi sono un po' incazzato. Un pochettino incazzato quasi. Oggi non... No. Qua mi stavo un po' incazzato. Ci sono andato vicino. Sì, un pochettino ci sono andato vicino.
Quanto è arrivato al massimo? 17%, tipo. Diego, comunque, se non ti insulto, non c'è più gusto. No! Non ti metti mai nei panni di noi viewers. Ai giorni nostri lo spettatore e lo streamer devono essere in una coesione perfetta, così da permettere alla stream di avere un contenuto adeguato agli standard costruiti fino ad adesso. Di conseguenza, come puoi dire, magari se non insultassi lo streamer. Ci hai provato? Pepev, nel momento in cui noi insultiamo te, tu allora insulti noi. Ma quanto cazzo è scritto? Scherzando, ovviamente, creando un ambiente familiare. Ma ti stai zitto? Che domanda è, come va il cazzo? Ma ti sembra una domanda? Fa normale. Dada, ti voglio bene, ma porca madonna. No. Allora, ragazzi, no. Per favore. Con questo gioco potrebbe entrare al pubblico di Matt HS. Per favore. Se lo sta facendo in continuamente. Non so, incazzature questi, raga. Sono sempre il Pfizer. Stanotte, raga, il bra... Non ho dormito. Cioè, no, ho dormito. No, aspetta, ho detto che avevo dormito prima. No, ho dormito. È che mi fa male il braccio. Mi fa malissimo il braccio sinistro. E poi faccio parte dello 0,8%. Sarebbe stato figo se ci fosse scritto il 2,38%. Allora, qua c'è una tattica. Potrei saltare là sopra sbattendo sulla sinistra, ragazzi. L'ho visto. Potrei saltare là sopra facendo ton ton. Vediamo se ci riesco. Diego, cosa vorresti dire con questa frase? Forse che il pubblico di Matteo HS non rientra nei canoni della nostra stream? Tu, Diego, sei lo streamer e non dovresti fare questi scivoloni mediatici. Potresti creare un caso talmente virale da autoimporti una nomea negativa nei tuoi e nei nostri confronti. Contegno e rispetto sempre per i tuoi colleghi e i loro acquirenti che mandano avanti la baracca, che ci permettono a noi viewers e voi streamer di divertirci in compagnia. Dai, mi fermo sempre là, oh! Quel saltino di merda! A me, se supero quella parte, ti giuro. Altro che il taglio, me ne faccio. No, vabbè, dopo diventa audio lesionismo, non si può fare.
autolesionismo. Cos'è l'audiolesionismo? Hello, MR Dada, Discontent looks really Nietzsche, really American, really progressive, very Nietzsche, keep going. Questo era carino dei messaggi, gatto babbo VIP. E Rumerca se lo prende in culo, no, scherzo. Me lo sento caldo comunque oggi il 20%, eh. Tra l'altro, ragazzi, il 20% è anche lo sconto che hanno applicato sulle sub. Perché adesso non sono più a 5 euro. A quanto pare è rimasto anche l'anniversario della Tier 1. Tanti auguri. Non è tier 1. Vabbè, grazie dal cazzo. Grazie caro. Bella Rice. Sì, eppure quelle la so scontate, è vero. Cioè non so scontate, adesso costano così. Non è che so scontate. Scontate un cazzo. Scusa se me incazzo. Oddio, Deo! Ma se sto salto lo provo a fare da più interno. Grazie, Oscuro! Ogni mese! Ogni mese Oscuro Evocatore si sveglia e sa che dovrà donare 10 sub. Dada, vai con calma, ci sono ancora 30 minuti. Grazie, Budino. Grazie, Oscuro, sei il più matto. Queste occhiaie sono tutte per te, guarda. Dai che ci arriviamo al 20%, dai. Oggi il 20%, dai. Più tardi, forse. Sarebbe bello poter vedere cosa c'è più sopra. Eh? Mostrarlo al pubblico. Premiarlo. Quanto cazzo sarebbe bello. Perché carico così tanto il dito? Perché tengo così tanto premuto? Qual è il problema? Oh, arriviamo. Troppo. Vedi, non ci sta una via di mezzo. Diego, ti rispondo subito. Autolesionismo. Il fatto di prodursi deliberatamente una lesione che comporti una minorazione fisica temporanea o permanente. Questa definizione ci fa capire come la mente umana è molto flebile e delicata. Purtroppo ai giorni d'oggi ci sono molti casi di autolesionismo e voi streamer, grazie ai vostri contenuti, riuscite ad aiutare questi ragazzi bisognosi di aiuto. Grazie Diego e grazie a tutta la community che ci permette di distaccarci dai problemi della vita. Meno male che ti ha tagliato il messaggio, cacacazzi. Dai, e 2,38% nel cuore. Comunque vi devo dire una cosa, ragazzi. Questa qua sarà l'ultima live su JumpKing! Ok. Perché se non raggiungiamo il 20%, sarà un grande fallimento. E soprattutto io dopo vi mostrerò un video che vi farà vedere cosa c'è dopo. E non avrà più senso raggiungerlo.
Eh sì, ragazzi, non è che potevamo fare tutti i giorni jump. Tanto sono una pippa. Che cosa volete vedere? 2.38 per sempre? Davvero, ragazzi? Vogliamo fare la live così? Io ci sto, eh. Quelle live là da tryharder incredibili. Volete vedere una live da tryharder? Ma non so portato per fare ste cose. Ok. Niente. Vorremmo semplicemente vederti avere successo, per una volta. Che cazzo di... Ma va Zala 5, ma vaffanculo, va, rispondo pure. Se riesco ad arrivare in cima al 100%, che cosa può succedere in chat? Dimmi, ditemi. Se riesco a completare sto cazzo del gioco. Questa mod. Quanto posso essere stupido? Grazie. Succede che ti svegli tutto sudato. Diego, non tocca, la donna mia. Vengo sotto casa tua e sfonno te. Quei manga brutti che te leggi e la stazione meteo. Ah, ragazza mia. Sta buono, cicalo. Ma poi tu sarai brutto. Ma quali manga brutti? Madonna, c'è una caccola nel naso, regà, grossa. Quanto sto cazzo domino. Sto cazzo de re. Va rifare la stessa stanzata di prima. Diego, non sminuirti in questo modo. A noi importa vederti, aiutarti e supportarti per tutto l'impegno che ci porti. Jump King è un ottimo contenuto, a mio parere, per il tuo canale. Dopotutto l'importante è superare i propri limiti e questo è gioco perfetto. Cado, ma te ne rendi conto? Superare il 20% e sentirsi vivo. Felice ed essere spronato a continuare in maniera costante questo gioco sul canale. Devi credere in te ed essere più sicuro delle tue potenzialità. Tu sei il nostro streamer e tale rimarrai. Magari la caccola salta meglio. Ma come ho fatto a beccare quel messaggio? Impossibile passare quel pezzo comunque, raga. L'immortacci tua! Ok. Ok. Questa parte qua è abbastanza pilotata, quindi si può fare tranquillo. Ecco, qua no. Vedi? Lì no. Troppo. Troppo. Dada, cos'è pieno di magia? Fa rin tin tin. E ti spruzza una polverina addosso che ti fa volare.
Tuzia? No, scherzo, scherzo. Scherzo! Regà, mo a parte i meme. Sto morendo dalle risate talmente tanto che mi è venuto un calo di pressione. Continuo quando mi riprendo un po' a dopo K e KW. Bene, Numerkas. Dada, almeno su Jump King sei più skillato di Age of Empires. Questo te lo concedo. Ma Budino, ma vattene a fanculo! Oh, ma com'è possibile? Fa un tap. Ma secondo te io mi metto a leggere quel messaggio in inglese? Ho detto le donazioni da 100 bit. Dono wall. E poi dono wall è quando il bot legge. Vabbè, avete capito. No, dono wall è quando non legge le donazioni, sì. Mo è troppo corto, ma è troppo lungo. Mo che cazzo è? Pacciato? Pacciato? No, Dada. Campanellino. La fatina. Mia zia la fa sparire la polvere che fa volare, non la spruzza. Non ho capito, però va bene. It's wonderful, good luck, my baby. It's wonderful, it's wonderfully dream of you. Questo era Tom Tap. Tipo clap? No, Dio. Sì. Dai, questo è tutto scriptato. Ok, qua arriva la parte difficilina. Ok. Dai. Ok. Grazie, Longo Gamer. Dada, raggiungi questo 20%, così entro nel gruppo Telegram. Ma dimenticavo l'euro che ho risparmiato, me lo ficco su per il culo. Salutiamo Twitch per questa implementazione, questo bellissimo cambiamento. Olè. Olè. Secondo voi è entrato qualche utente nuovo con questo gioco? Secondo voi? Qualcuno nuovo che è entrato ha detto: oh, fammi un po' vedere che sta Jump King. Alla fine c'è un bellissimo, c'è un loghetto carino, c'è una copertina carina. C'è una copertina carina, Jump King. Io entrerei a controllare che cazzo sta succedendo. Cibù, ma che è sta roba? Nel mare di loghi di God, di Just Chatting. Uno entra. Dice boh.
Cosa diresti a questi nuovi utenti? Benvenuti ragazzi. Ecco. Rieccomi ragazzi. Ma non è andato via? Ripreso. Purtroppo qui in Sicilia fa molto caldo e io lo soffro un pochino. Di conseguenza, ridendo così tanto, la pressione se n'è andata a fanculo. Tuttavia il nostro streamer Diego ci permette di superare anche questi momenti regalandoci una risata. Questo ci insegna come anche le piccole cose possono riempirci le giornate vuote date anche a causa del Covid. Grazie Dada per tutto quello che fai e grazie chat per tutta la compagnia che ci diamo a vicenda. Grazie a te Numercas, bellissimo messaggio. Un po' strano così, tutto insieme però. E siamo ancora qua, già. Mi hai destabilizzato con quel messaggio Numercas, mortacci tua. Dio, guarda cosa hai fatto! Grazie mille Federico. Ciao Dada, sono un nuovo utente attirato da questo bellissimo gioco, va bene. È stato carino Numercas. Comunque una domanda la devo fare. Ma chi è che non soffre il caldo? Scusate, esiste una persona nel mondo che non soffre il caldo? Forse gli orsi polari. No, gli orsi polari lo soffrono. No, gli orsi polari non lo soffrono il caldo, perché c'hanno la pelliccia che fa entrambe le cose. L'orso polare non soffre il caldo, perché la pelliccia ti isola termicamente sia in caldo che in freddo. State deconcentrando con queste stronzate. Per favore, un attimo di silenzio. Era proprio quello l'obiettivo. Godo. No, effettivamente si stanno estinguendo. Senti, io sta cosa l'ho saputa da gente che diceva che i cani, cioè la pelliccia dei cani, li protegge sia dal caldo che dal freddo, ok? Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro 2,38% quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Dio Maial. No, ma dai ragazzi, non riesco più a fare quel salto, ma che cazzo me sta a prendere? È il caldo? Non mi segnate nei messaggi. E dai, che davvero gente nuova che entra poi dice che cazzo è sta live. Salta, doppio salto, girati verso sinistra, salta, ancora sinistra, ora fermo e aspetta, salta, doppio salto, gira a destra, no fermo, gira a sinistra e salta. Bravo Dada. Va bene, grazie ragazzi tutte queste donazioni comunque, eh. So perché mi sto anche cacando addosso. Oh Signore, ti ringraziamo per il pane quotidiano, alle alleluia, 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 alle alleluia. Sta diventando paradossale questa cosa, eh. Devo alzare a 300 bits? Alzo a 300, eh. Bene, alzo a 300. Scusate, mi consigli Jump King? No.
Citti. Non so come ho fatto, ma ok. Non è possibile. Era perfetto il salto. No, dai, ragazzi, succede qualcosa veramente tutto contro di me. Non è possibile. Il salto era perfetto. Scendo giù a prendermi un caffè. Scusami un attimo, passa una mano qui. Così sopra i miei lividi, ma come piove bene sugli impermeabili e non sull'anima. Ma che cazzo sta da dire? Ma porco due. Ma lo vedi? Ma che cazzo? Oh, prima ci riuscivo sempre, oh, sempre! Ma che cazzo sta succede? Diego, ti spiego subito come funziona. In poche parole, la pelliccia degli animali ha funzioni termiche che permettono di resistere alle intemperie della natura. Ci sono anche altri esempi come i gatti. I gatti hanno i polmoni che attivano un meccanismo che permette a loro, tramite la respirazione, di sentire meno caldo e meno freddo. La biologia degli animali ha un funzionamento perfetto che però, per colpa dell'essere umano, è ora a rischio. Bisogna proteggere la fauna e la flora. Va bene, Numercas, ok. Mi fermiamo se un attimo, perché non ha senso, non riesco più a tornare su. Cioè, sono 20 minuti che sto qua, fermate. Adesso mi soffierò anche il naso. Calmi. Posso? Poi? Devo fare un'altra cosa. Ah, si, devo mettere la tastiera al centro. Ok. No, de là. Ok. No. Andava, andava. Io ho visto gente che ci gioca col pad comunque, raga. Però io col pad non ci riesco. Oh, Dada, abbassa un po' la voce che mi sta chiamando mia nonna. Ma che cazzo volete? Che cosa cazzo volete? È diventata una fogna sto DTS. Guarda! Ma mi fate rosicare! Non riesco più a tornare su! Dada, avevo puntato su di te, ma ora sono veramente deluso. La prossima volta punterò tutti i miei 449.211 punti canale sul no pare WTF. Fallo! Fallo! Cioè, non ci sbaglio anche le cose più stupide. Cioè, l'inizio proprio. L'inizio. Bam. Bella, Tancredi. Ok. Ok. Guarda. Le cose più stupide!
sono sputato sulle mani! La vera fogna è il punto di partenza di sto cazzo di gioco in cui ritorni in loop ogni volta che cadi. Mannaggia al tuo dio. Non bestemmiate nelle di... Basta! Ho toccato le bestemmie dal coso, dal TTS? Le tolgo, eh. Oggi ragazzi fa troppo caldo, non è aria, non era aria oggi. Magari vinciamo su Fall Guys. Dai raga, ma stai a vedere! No, mi sto incazzando, mi sto incazzando, non riesco a passare nemmeno quella parte lì, l'ho fatta 20 volte, anzi di più di 20, 50 minimo. Guarda, cioè... Il problema è che vado troppo a culo. Ok. Avevo comunque saltato troppo. Sai Diego, ti servirebbe un po' di calcio per concentrarti meglio. Ecco quindi un elenco di formaggi francesi: il Blue d'Auvergne, il Cantal, il Reblochon, le Poissis, il Bouton de Culotte, il Mondor, le Curé Nantes, il Selles-sur-Cher, il Brochu, Munster, il Langer, il Maruai, il Brie de Meaux, il Brie de Melun, il Camembert de Normandie, il Pont l'Évêque, l'Ossa Oirati, l'Edam francese, il Pelardon de Cévennes, il Cabecu di Autun, il Roquefort, il Banon. Bon appetit! No fammi capi. Ti sto blessando con i testi di Paolo Conte per darti la forza a finire sto gioco del cazzo e me tratti così. Mi prendo una pausa per un po', mi dispiace. Loro si prendono una pausa, capito? Dada un consiglio. Prova a calibrare meglio i salti, così arrivi almeno al 20% prima di ottobre. Da un consiglio, prova a calibrare il tuo cazzo, così magari riesci a finire. Adesso rispondo male a tutti. Basta, mi frega un cazzo. Madri, padri, tutto. Via, basta. Finito. Finito il tempo delle mele. Si dice così. L'ho fatto 40 volte. Perché cazzo lo devo tenere premuto spazio? L'ho portato ieri dal gommista e mi ha detto che devo rifargli la convergenza. Consigli? Disperato, disperato. Guarda, guarda. Sì. È il Pfizer che rende cattivi. Bruno Barbieri mi ha dissato, che ha detto. Ah sì, lo so che ha detto. Oh. Ok.
Troppo. Sono troppo. Cioè, devo giocare molto di più per imbrigliare tutto. Ci devo giocare molto di più. Gioco troppo poco. Sto gioco va giocato tante ore. Tante, tante ore. Vedi? Errori da principiante. E continuo. Continuo a fare lo stesso salto. Adesso troppo corto. Questa parte è scriptata. Sì. Sì. Troppo. Troppo. Caricato troppo. Se continui con suo gioco sarai costretto a cambiare lingua e inizierai a fare live in rocchigiano. E io continuo, mi frega cazzo, voglio continuare. Voglio superare quella parte. Siamo lì. Siamo tornanti nel punto di ieri. Ah no. Voglio superare quella parte lì. Non mi rompete il cazzo. No. Ma lo scopo del gioco è cadere dal punto più alto possibile. Thank you.
Dada, devi stare più calmo e concentrato. Hai le pupille dilatate peggio del mio gatto. Ti posso consigliare qualche tè per rilassare i nervi ottici? Te posso consigliare quello al mirtillo, lampone, ginseng, tartufo bianco, tè verde con limone, tè verde con rosa canina, sogni d'oro, zenzero e miele, zenzero senza miele, vaniglia e mandorla, camomilla, arancia e spezie e Earl Grey. No, grazie. Il punto è che io guardo anche altri streamer che quella parte là la fanno senza problemi. Io non ci riesco. Quante volte avrò provato a farla? 5 volte? So poche 5 volte, dovrei farla 1000 volte. Però poi dopo sbagli prima e non ci arrivi mai. Dada, ma gli altri hanno la sensibilità degli altri giochi. Che cazzo vuol dire questa frase? Che cosa cazzo vuol dire? Mi ha fatto incazzare! Che cazzo vuol dire? Sì. Boh, non... Nel senso che hanno giocato quelli precedenti e hanno la memoria dei muscolari dei salti. Ah, in quel senso. Allora, Davide, claro, ti sei salvato. Sì, sono d'accordo. Effettivamente è vero. Le bestemmie l'hanno tirate negli altri. Il problema è che non mi ricordo quando hanno iniziato quante volte sono caduti all'inizio. Perché io mi ricordo run anche di 12-13 ore di alcuni. 13 ore consecutive su sto gioco. Quindi 13 ore a cadè. Ecco. Ma infatti è tutta memoria muscolare. Quanto ti vede nel premuto space. Ci sono dei salti che... Li fai in un determinato modo e basta. Anche come stai messo. Oh. Tipo questo. È un colpettino. Questo lo puoi fare premuto. Questo fino a fine corsa. Questo fino a fine corsa. Questo non lo puoi fare premuto perché sbatteresti sopra. Quindi devi regolare. Questo devi andare in pizzo. Questo è un saltino. Questo sbattendo al massimo fine corsa. Questo fine corsa. Questa a fine corsa. Pure questo fine. Quelli a fine corsa sono tutti belli. Questo a fine corsa. Pure questo. Questo no. Questo devi capire. Questa a fine corsa. Fine corsa. Questo non puoi farlo a fine corsa perché sennò sbatte e ricadi giù. Fine corsa. Ecco. Questo qua è un bastardo. Vedi. Quelli non a fine corsa sono difficili. Ovviamente sono difficili. Ancora sta Roma, menina. Ok. Questi sono tutti a fine corsa, però devo stare attento perché scivolo, quindi devo andare dalla parte opposta. Questo è a fine corsa, questo è sbattuto a fine corsa, va perfetto. Questo pure a fine corsa si può fare. Questo a fine corsa è tranquillo. Questo pure. Ecco, questo qua non è a fine corsa, è bastardo. Ok. Poi qua a fine corsa.
Anche qua, fine corsa. Questo non è fine corsa, è bastardo, però si fa, è facilino. E siamo qua. Se riesco a saltare su quel pezzettino e sto fermo, ho superato ieri. Niente. Impossibile. Impossibile. Non so quanto devo tenere premuto spazio. Non riesco a capirlo. E poi sbatto qua. Ovviamente ricadi giù perché qua pure... Quelli non a fine corsa so, questo qua che è bastardissimo. Ok, andato. Questo è una cazzata di base, vabbè, tranquillo. Questo è bastardissimo. Ecco, vedi, vedi, vedi. Bravo Dada, hai superato il tuo io passato. No. Ora fai ancora più pena. Non l'ho superato. Non devi sbatterti nell'altra parete. Ma che cazzo dici? Sì che devo sbattere nell'altra parete. Sennò come ci arrivi? E poi quando ricadi giù, dopo che sei stato tanto su, ti dimentichi anche quelli sotto. Almeno la mia memoria muscolare funziona così. Drop! No, non famo fino alle 7, tranquilli. Non famo fino alle 7. Voglio solo superare quella parte. Quel piccolo salto del cazzo. Io lo voglio superare. Lo volete capire? Ho fatto il glitchetto, hai visto? Dai! Si fa! Qual è il problema? Date 4 minuti e poi andiamo a vedere Melina. Madonna, la sapete a memoria, Melina? Che cazzo dovete vedere ancora? La sapete, l'avete imparata a memoria? Porco due, avete fatto 25 Diego, tac. Non ti arrabbiare. Sarà diventata... È solo un gioco, dai. Dottor Manhattan. Dottoressa Manhattan è diventata. Le persone hanno dei limiti e bisogna accettare. Accetti i tuoi limiti e vai avanti per la tua strada.
Goku mi ha insegnato che si possono superare questi limiti. Me l'ha insegnato anche Gatsu. E probabilmente me lo insegnerà anche Cappello di Paglia. E Naruto. E basta. E Giorgio Calandrelli. E Ciccio Gamer. Anzi, Mirko Alessandrini. È stato divertente giocare in allegria, c'è un solo inconveniente che il tempo vola via. Addio. Addio amici, addio. Sì, sì. Noi ci dobbiamo lasciare. Ma io dico che, ok, io non vedo l'ora di tornare. Vabbè. Voglio ritornare. Addio. Addio. Amici, addio. Addio, ma venite domani da noi, la luna e l'orso nella casa blu torneranno per giocare con voi. Qui con voi. Voglio vincere su Fall Guys. Vaffanculo.